Tutti allo spettacolo del Liceo Classico che vi presentiamo come ad ogni Natale, come nostra tradizione. Vogliamo salutare tutti i professori presenti, tutti gli alunni delle scuole medie e tutti ovviamente gli alunni del nostro liceo. Vogliamo salutare anche tutte le autorità presenti ed ora iniziamo con lo spettacolo. E Giovanna Prizzi, che ci presenteranno alcuni brani medievali e rinascimentali. Exit di Lucro Rustica Puella e Tempus Transit Geritum, di autore anonimo, sono tratti dai Carmina Burana, vasta raccolta di canti medievali composti in latino e in antico tedesco nel corso del XII e del XIII secolo. La raccolta viene generalmente suddivisa in tre parti: Carmina Barsaria, Carmina Veris et Amoris e quella che è la sezione più nota, ovvero i canti bacchici di Osteria. Questi due brani appartengono ai canti amorosi. Essi presentano alcuni tratti comuni con la poesia trovatorica, ma risentono soprattutto dell'influenza di Ovidio, Virgilio e più in genere della poesia pastorale. Che ci eseguiranno En Me, un brano composto da Colin Muset, poeta e menestrello del XIII secolo, e un brano che può essere eseguito in forma vocale e strumentale. Come si può notare dello stesso testo, il brano è particolarmente adatto a essere suonato al flauto, il flauto che sembra imitare i gorgheggi di un usignolo. In maggio, quando l'usignolo canta, devo farmi un flauto da suonare. Thank you.
composto da Tilman Susato, musicista e stampatore fiammingo di origine tedesca del XVI secolo, che elabora la forma del rondò nata in Francia già in epoca medievale e presenta il tipico aspetto delle danze di corte, distinguendosi per la sua solennità e per la sua malinconica dolcezza. Ci seguiranno Schiarazzola Marazzola, ballo di origine popolare e rielaborato da Giorgio Mainerio, musicista del XVI secolo, che operò come maestro di cappella a Udine e ad Aquileia e raccolse pertanto i ritmi e le melodie di quelle zone. Questa danza presenta quindi un taglio popolaresco e vivace, particolarmente adatto all'improvvisazione strumentale. Su tema fisso, spesso popolare, sarà infatti tipica dell'età barocca. Il ground, ovvero il basso, che generalmente accompagna la ballata Green Sleeves e che viene qui ripreso, è quello della romanesca. La melodia nasce perciò dall'improvvisazione. Il brano ci è presentato da Giovanna Brizzi, flauto soprano, e Donatella Caligaro, chitarra.
Thank you.
cantava Ferdinando Turrini, nato a Salò nel 1749. Bucembalista a Venezia e a Padova, compose numerose sonate per cello, quasi sicuramente concepite per il pianoforte, anticipando così lo stile preromantico di Clementi. Ascoltiamo ora una sonata del Turrini nell'interpretazione di Lucia Prauscello. Visse tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Fu una delle figure più rappresentative della prima epoca romantica. Maestro di Mendelssohn e amico di Goethe, va soprattutto ricordato per la sua produzione di Lieder. Numerosi sono i testi dello stesso Goethe. Uno di questi, Der König von Thule, tratto dalla prima parte del Faust, narra la storia del mitico re di Thule, che conservò la coppa d'oro donatogli dalla sua bella fino alla morte. Eseguiranno questo pezzo Ivan Portelli e ancora Rudy Gori.
anniversario della morte del grande Wolfgang Amadeus Mozart. Ci vantiamo di essere i primi a festeggiarlo. Rudy Gorian e Ivan Portelli eseguiranno l'aria Non più andrai, farfallone amoroso, composta nel 1786 e tra i più celebri dei compositori di scozzese. Tratta dall'opera Le nozze di Figaro, vuole essere un ironico saluto che Figaro rivolge al giovane cherubino, Baggio costretto a partire per abbracciare la vita militare. L'amore per la natura, l'attenzione a cogliere l'immediatezza sensibile, la delicatezza del colore armonico e timbrico accostano la sua musica alla pittura degli impressionisti e dei simbolisti. Ascolteremo ora della serie Stampe, composta nel 1903, Giardini sotto la pioggia, al pianoforte Michela De Castro. Thank you.
brano che ora andiamo ad ascoltare è il brano conclusivo della parte classica del nostro spettacolo. È un brano importante perché Ivan Portelli per la prima volta si esibirà in un brano di sua composizione. Si esibirà al pianoforte e il brano si intitola Contemplazione.
canzoni un po' particolari, però mi anticipo perché è una sorpresa. E poi alla fine ci sarà il diritto del coro, secondo la migliore tradizione. Si dirà un repertorio vario, quindi canzoni dall'inizio e poi un mix. Già mi vado a portarmi il microfono, devo fare fatica, su. Poi cade tutto, Yeah.
La signoritrice è Martina Ribello Lami,
tecnico delle luci è Veruscio Clemente. Per i testi delle canzoni prendete della con Claudio e Costanza. Per il rinnovaccio e la regia sono del Criminale, Elisa e Raffaella. La responsabilità morale e giuridica per le scenografie è di Sara. La voce ci è stata gentilmente concessa da Rudy Gloria. È con vero piacere che mi presento ora i promossi sposi. Sono tutti allo spettacolo di Natale. È l'ultimo Natale che passerò qui. Come mi mancherà questa scuola quando andrò in pensione? I ragazzi volevano che andassi a vederli. Vieni, Perpetuo, vieni ad applaudirci. Ma so che mi sarei messa a piangere. E poi avevo dei lavoretti extra da fare per la vicepreside Fassede. E a me non piace star senza far niente. Quante ne ho viste in questa scuola. Di belle e di brutte. Me ne ricordo una in particolare, ma è stato tanto, tantissimo tempo fa. Io avevo ancora l'aspetto dei primi banchi 24 marzo. Non esageriamo, non così tanto. E quando ancora Don Abbondio insegnava religione qui. Quell'onore, io stavo... Ho visto benissimo che cosa stava facendo Don Abbondio, benissimo. Ma... no, ma ne parleremo, dopo verso le 11 ne parleremo, quindi no, che sarà bella. No, alle 11 arriva il carico dei 200 poster, ordinato per aprire le case dei muri. E hai mandato le 50 litri di foglio che non ho ordinato? Appena in tempo, non sapevamo più come fare le fotocopie. Ah, bene. E in quanto a lei, Don Abbondio, so bene che il compito di mandarla sarebbe toccato al caro Don Ferrante, ma è così impegnato nell'inventario di quella sua polverosa biblioteca. Impossibile, anche solo avvicinato. Speriamo che l'inventario sia completato subito e di poter accedere presto agli scaffali. Bravi cari, ma non interrompetemi. Dunque, dicevo, sono venuta qui per presentarvi il vostro nuovo compagno, di cui a dire il vero non ho ancora capito del nome. Merendaro.
presentare domanda, virgola, i genitori, virgola, in, virgola, carta, virgola, da, virgola, da, 4, virgola, 1000 lire, virgola, o, virgola, per allora interdetto il banco vente per l'intero anno scolastico. Punto e virgola. Notate la pregnanza della punteggiatura. Cogoliamo, per porti, stick, saluti. Le domande vanno presentate in segreteria, beh sì, entro l'altro io. Buonasera, questa è la carestia! Figliuoli, fugit, irreparabile, tempus! Di rimorso e di lacrime a tutta la vita che mi rimane. È un anno che vo combattendo me stesso, non male questo posto, la riconoscenza dei vostri sentimenti spontanei verso di me, la pietà per la vostra gioventù. La stima le doti dell'animo vostro fanno furie ardenti, faranno sacri e perfetti quei falsi che c'è la vostra bellezza mi ha eccitato nel cuore dal primo giorno in cui vi ho veduta. Mi sostiene solo e mi illude la certezza di essere amato. Il vostro Ugo. Ugo. Cosa significa questo? È il mio nome d'arte. La mia è una passione pura e disinteressata. Tu che ne pensi, Ugolina? Non rispondi! Ma lo sai che sono solo le 8:05 e che fino al suono della campana voi dovete restare fuori e marcire al freddo? Quei erano i pedanti! Ma visto che sei tu e che sono generoso, ti darò un occhio. Anzi, se sarai carina con me, ti procurerò anche una copia del testo per il prossimo computer. Lucia!
Complimenti. Ma sarai tu la mia salvezza. Tienitelo buono il tecnico Rodrigo. Meglio? Fallo per me, trottolina. Ah, oh mia munda mundi! Signore ci vede? Fallo per me, trottolina. Bravi, cari, vedo che state imparando. Lucia tesoro, dirti una cosa in privato. Il tecnico Rodrigo mi ha detto di riferirti che ti aspetta sabato sera. Datti da fare, mi raccomando. Sinistra, destra, destra, sinistra, su, giù, via,
Ah, Alessandro, ti devo allenare per lo yoga. Ai, au. Non vorrei che questa sera la preside credesse di essere una migliore. Quella smorfiosa, mamma. Au. Au. Amina. Dio mio, perdoni. Bisogna riprogrammare tutto, inserire il fatto in una più ampia progettualità, fare domanda, fare richiesta di scusi alla scuola in carta da bollo da 4.000 lire, sperare in Dio e nella segretaria. Non so se lei riesce a intuire il mio disagio. Caro mio Don Abbondio, ci riesco fin troppo bene. Chi è senza peccato? La posizione. Chi è senza peccato scagli a prima piedi. Thank you.
qualche cosa da firmare, solo fotocopia. Ed un ferrante, il suo principe consorte, ha fatto più delle finestre e le porte, ed è sicuro in un libro di trovar come il morbo deve là. Renzo è tanto innamorato di Lucia, prende sotto gamba storia e filosofia, e non ascolta poi per colpa del suo amor di scienze professor. Renzo, Renzo, bramagino, bramagino, al tuo quattro di latino, di latino, stai tranquillo, farà eco un bel tre più di greco, le unghie di Renzo sono tutte mangiucchiate, la bella Lucia solo ora le ha notate, è insidiata da che si crede tanto figo, poi nominato viene a fine interrogato, fa completa scena muta, esce non saluta la mamma di Lucia che un tempo militava, di tilde poi al fin si ricordava, e impugnata con violenza la cornetta, medita vendetta. Oh mia povera Lucia, oh Lucia, esci di filosofia, filosofia, e per aumentare la gloria ti sento anche di storia. Vabbè. Cillo di Porta Genghi trasforma la suddetta rinite acuta pulmenta in rinite acuta pseudomutanoia militare. Sono sicuro che saprei farne buon uso col tuo caro amico Rodriguez. Io dal canto mio ho già provveduto nella mia dolce ed egregia consorte, ahimè, momentaneamente. E ha letto, affetta da febbre sequina, vulgo dicitur, peperone da cavallo. Ma no.
prima entri ancora quel tempo della tua vita mortale. Mortale? Mortaci! Le due soavi colombelle, sedute, manina nella manina, in quel bancuccio, prendi Lucia, giustamente, sono convolati a giuste notti. Oh Dio, venusta quella nord-est. Tra e giustissima poi un c'è da fuori. Ma parli! Di caro, anche a te. Ma come abbiamo fatto a non farci per tutto questo tempo? Cara, sai, dopo la messa, ripartita della mia dolce consorte, le chiese di pace. Amen! Dopo la dipartita della mia dolce consorte, le chiese in pace. Amen. Dicevo, dopo la dipartita della mia dolce consorte, le chiese in pace. Amen. Ho incassato l'assicurazione. Ecco la moneta che cavate in me, ho tentato, ahimè, di avviare una piccola biblioteca. Ma dopo il fallimento di quest'ultimo, ebbene sì, mi diedi all'ittica. Perché, come dico, come ci insegnavano i latini, come ci insegnano tutt'oggi, e come lei certamente saprà, in equo sta Virgi. Bella. Poi ho fondato un ordine che sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo. Cari, sapete, sono per te, suore di censura, contro la clausura. Ottimo, ottimo. Santa Verba! Fratello, sorella, frater, sororque, brother and sister. Io invece sono dedicato allo studio delle lingue, perché oltre ai 23 idiomi che già conosco, ho studiato una nuova lingua per integrare anche le minoranze etniche nella nostra società. Ne volete un saggio? Via. Acca! Ma chi t'hanno fatto? Il mio amico, il guapo, siamo così. La storia è finita così. Vai! Commedia alla quale, se non vedi schiacciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e diretta, e un pochino anche a chi l'ha recitata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto niente. Thank you.
spiegato, chissà come fa. Il teatro è finito, Don Abbondio è partito. Et populus nigrorum quinde in tanti valli et clari.
custode di questo biglietto dovrebbe venire sul palco e ci dà il nome è Bresciani.
visto, ormai è un'abitudine. E la nostra chitarrista purtroppo ha qualche problemino. Adesso vorrei invitare qui sul palco due ragazze di seconda A, Annalisa Comuzzo, che è qui fra il coro, e poi Donatella Caligaro, che è la nostra pianista. Prego, Donatella e Annalisa. Vorrei chiedere al nostro tecnico di creare un po' di atmosfera. Loro canteranno The Sound of Silence. My old friend, I've come to talk with you again, because our visions of the deep repeat, that can see where I was sleeping, and the vision Thank you.
avanti. Per concludere vorremmo ringraziare tutti coloro che direttamente o indirettamente da Milano hanno contribuito a far sì che questo spettacolo si realizzasse. Quindi la preside che ci ha permesso di utilizzare i locali della scuola per le prove, tutto il personale non docente, i professori che ci hanno, o meglio quelli che non ci hanno giustificato, il tecnico Rodrigo e gli ex alunni che sono intervenuti, voi che avete assistito al frutto della nostra fatica. Vogliamo ringraziare in particolare il bambino che ha sperato la lotteria. E vogliamo ringraziare tutti i protagonisti del nostro spettacolo invitandoli a salire sul palco. Gli interpreti di musica classica salgano tutti sul palco. Tutti questa sera alla festa del CEP.